Egregio Presidente Kompatscher, stimate autorità, geschätzte Damen und Herren, nella giornata dell'autonomia è un onore per me essere qui rivestendo la carica che fu ricoperta per primo per 3 legislature proprio da Silvius Magnago, che ha un posto d'eccellenza nel percorso allestito in questa piazza a lui intitolata. Un percorso espositivo che si pone l'obiettivo di avvicinare cittadine e cittadini allo sviluppo e ai valori dell'autonomia, nonché alle istituzioni che qui hanno la loro sede, la Giunta Provinciale e il Consiglio Provinciale, dietro di me, la cui attività contribuisce a rendere concreta l'autonomia stessa. Die Ausstellung erklärt von der Geschichte der Autonomie mit der Schlüsselrolle der österreichischen und der italienischen Regierungen, die heute hier höchst vertreten sind, und ihrem Grundgedanken, der in diesen beiden Gebäuden durch die Verabschiedung von Gesetzen und Beschlüssen mit Leben erfüllt wird. Diese berücksichtigen die sich ständig ändernden Bedürfnisse der Gesellschaft, damit die Sonderrechte und besonderen Zuständigkeiten, hinter denen viel Arbeit und intensive Verhandlungen stehen, die gesamte Bevölkerung bereichern können. Il percorso che a breve inaugureremo, realizzato dando seguito, questo lo voglio ricordare, a una mozione approvata all'unanimità in Consiglio Provinciale, è idealmente collegato con l'installazione nel Parco della Stazione dedicata ad Alcide Berloffa, un altro grande pilastro nella storia della nostra autonomia. Vengono così affiancati i 2 grandi nomi che ci hanno reso quello che oggi siamo, attori di un'autonomia che tra risarcimento e convivenza tra gruppi linguistici ha scelto sempre il dialogo. Chi percorrerà l'installazione potrà comprendere le motivazioni che stanno alla base della nostra specialità e potrà alzare lo sguardo verso il Palazzo del Consiglio Provinciale, sede dove la nostra autonomia si trasforma in attività legislativa. Potrà volgersi poi verso Palazzo Widmann, scoprendo infine il luogo dove l'attività legislativa diventa naturalmente azione quotidiana. Un cerchio perfetto che però non si chiude, ma resta aperto alle esigenze del presente e agli sviluppi del futuro. E sono proprio le fondamenta della nostra autonomia, nate dall'accordo De Gasperi-Gruber, di cui oggi celebriamo il 75° anniversario, a permetterci di intervenire con le decisioni più adatte alle esigenze locali, con l'obiettivo di garantire nel tempo il benessere di chi abita il nostro meraviglioso, se posso dire, territorio. Ed è proprio in questo momento storico delicato e difficile che dobbiamo continuare a scoprire il piacere di rimanere uniti, italiani, tedeschi e ladini, assieme per affrontare nuove sfide, come anche la crescente globalizzazione, per esempio, che troppo spesso mette a dura prova le nostre radici, le nostre tradizioni, le nostre lingue e le nostre straordinarie culture. Io sono orgogliosa di essere altoatesina e autonomista. Sono orgogliosa della nostra storia e della nostra terra, dell'impegno che la comunità italiana ha prestato per costruire assieme alle comunità tedesca e ladina un'economia fiorente con un assetto sociale equo, sostenibile e responsabile. Ich bin sicher, dass diese Ausstellung dazu beiträgt, allen, die daran vorbeigehen, den Wert unserer Autonomie vor Augen zu führen. Auch erinnert sie uns, Vertreter aller Bürger und Bürgerinnen, daran, von welch großer Bedeutung die Aufgabe ist, die uns anvertraut wurde.
Eine Aufgabe, die wir nur erfüllen können, wenn wir alle, wie Magnago selbst sagte, als 1948 das Amt des Landtagspräsidenten übernahm, unsere Fachkenntnisse, Erfahrungen und Heimatliebe zur Verfügung stellen. Quindi mettendo a disposizione la nostra esperienza, le nostre competenze, il nostro amore verso questa terra. Perché questa autonomia possa avere uno sviluppo felice, citando sempre Magnago nella seduta costitutiva del Consiglio provinciale allora, deve continuare a sussistere questo spirito che ha animato i due popoli confinanti in occasione della firma del Trattato di Parigi. Il percorso che appunto inauguriamo oggi, a 75 anni da questa firma, ci aiuta a non dimenticarlo mai. Grazie, herzlichen Dank. Grazie.